Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruni, in questo momento mi trovo nella giungla del Borneo. Sono qua ancora una volta per parlarvi di argomenti di grandissima attualità. Quest'oggi vi parlerò degli immigrati che giungono in Italia. Molti giungono per disperazione, molti giungono perché nel loro paese non hanno altre possibilità, non hanno nulla da poter sviluppare, perché sono paesi egemonizzati dall'Europa occidentale. L'Europa occidentale ha egemonizzato diverse zone dell'Africa, soprattutto i francesi, e in secondo luogo molti che giungono in Italia sono soprattutto dei profughi che scappano dalle guerre. Scusate, ogni tanto mi devo guardare attorno che non ci sia il pitone o qualche animale, ok? Molti scappano, giungono in Italia da guerre, da situazioni nefande, da uccisioni barbariche portate avanti da parte di terroristi come ad esempio Al-Qaeda, che ha operato in Libia. Ma queste guerre non è che sono guerre che non ci riguardano, o perlomeno in cui noi non ne siamo coinvolti, e non sono neanche delle guerre in cui noi svolgiamo la parte dei difensori della legalità. Si tratta di guerre sostenute e appoggiate dal nostro governo, in particolar modo dalla legislazione precedente. Vi ricorderete tutti quando la Russia andava a raccontare in televisione delle missioni aeree da parte italiane che andavano ad accecare i radar in Libia. Ecco, in quella missione lì noi siamo andati a sostenere Al-Qaeda contro un governo legittimo, super democratico, perché Gheddafi ha imposto una costituzione altamente democratica, con il potere che parte dal basso, un tipo di costituzione a cui qualsiasi paese democratico vorrebbe ispirarsi. Ci sono i comitati popolari che decidono il loro capo tribù, le tribù si assemblano, decidono quello che deve avvenire, come deve essere regolamentata la circoscrizione più grossa, fino ad arrivare a livello statale. Abbiamo una Libia altamente democratica in cui vi era, ora non più, un livello di benessere non pari in nessun altro paese africano. Ecco, noi siamo andati a sostenere in quell'occasione Al-Qaeda, e adesso non c'è da stupirsi se negli Stati Uniti, a Washington, succedono degli attentati in cui tutto viene segretato, non si sanno motivazioni, non si sa nulla. Questa è Al-Qaeda che rivendica uno scambio, perché Al-Qaeda ha lavorato per la CIA e Al-Qaeda pretende un qualche cosa, la cosiddetta moneta di scambio che tenta ad arrivare. Ecco perché gli Stati Uniti hanno arrestato in Libia un altissimo esponente di Al-Qaeda, e i libici, che non sono scemi, hanno arrestato il loro primo ministro, perché è noto che vi sono dei collegamenti tra il primo ministro libico che è stato arrestato e gli Stati Uniti, che hanno arrestato gli esponenti di Al-Qaeda in Libia e che stanno andando contro i carnefici che hanno sempre sostenuto. La stessa cosa sta avvenendo in Siria, dove abbiamo gli americani che stanno finanziando in maniera spudorata i ribelli, che sono in realtà dei pazzi criminali. Nessuno di loro, se voi seguite gli avvenimenti, nessuno di loro è un siriano indignato, non è nemmeno un siriano, sono delle truppe irregolari formate da terroristi, finanziate e pagate con dollari americani che arrivano da Washington, e arrivano anche soldi da parte di altri paesi europei. Noi andiamo a sostenere questi impostori per andare ad egemonizzare aree del mondo in cui ci sono le risorse, soprattutto petrolifiche. Nel caso della Libia abbiamo infinite risorse, nel caso della Siria abbiamo l'accesso all'Iran. L'Iran, come se potete guardare nella carta geografica, è praticamente inaccessibile, e se chiude l'accesso al Golfo mette in pericolo
tutto quello che hanno fatto gli americani in quell'area lì, per cui l'interesse e lo scopo delle multinazionali è andare a mettere le mani su questi territori per ottenere lauti profitti. Le multinazionali sono delle lobby che hanno nei governi i loro uomini, hanno le loro rappresentanti forti nella stanza dei bottoni e quindi decidono chi occorre ammazzare e dove occorre far scoppiare una guerra. Queste guerre poi cosa provocano tra la gente comune, tra la popolazione degli sfollati? Questi sfollati prendono le rotte indirizzandosi verso i paesi che possono offrire loro una minima possibilità anche solo del cibo, anche solo un posto da dormire. Figuriamoci, trovano dei paesi come l'Italia che ti danno la diaria, ti danno dei grandissimi aiuti, perché l'Italia è un paese da questo punto di vista democratico. L'Italia non è un paese democratico da parte di nessun punto di vista, però il cuore degli italiani sa accogliere, accoglie chiunque, soprattutto in stato di bisogno. Questo è un po' quello che vi volevo dire, quindi se vogliamo lamentarci contro questo fenomeno dell'immigrazione e trovare un responsabile, il responsabile l'abbiamo, sono i nostri governanti, i governanti che hanno fomentato e sostenuto paesi canaglia durante le guerre, quali paese canaglia la Francia, paese canaglia gli Stati Uniti, e quindi questo è il risultato della nostra politica. Ognuno pianga se stesso quando è artefice del proprio destino e delle proprie frustrazioni. Ecco, un po' questo è quello che è successo. Un caro saluto a tutti dalla giungla, anzi vi mostro qualche immagine e ci sentiamo alla prossima. Ecco, guardate un po' la giungla, qui abbiamo anche una bella cascatina, questa è la giungla. Vediamo un po'. Ok ragazzi, alla prossima, vi saluto prima che salti fuori il pitone o qualche animale. Ciao.